Amici del campionato universitario, buonasera da Riccardo Lionetto e benvenuti al Sant'Ambrogio Palace di Milano. Va in scena Atletico Madrin che è Longobarda, gara valida per la terza giornata di Lega Cattolica. Due squadre ancora ferme a zero punti e che questa sera avranno l'occasione di dare la svolta al loro cammino. Allora si gioca subito dalle parti di Acella. Genchi, l'autore dell'unico gol al momento segnato dalla Longobarda. Ancora Genchi, la prova, la deviazione sul fondo da parte di Pagano, occasionissima. Possesso palla adesso di Tebaldi, spavento per l'Atletico Madrin, è stata vicinissima al vantaggio la Longobarda. Ancora però l'azione pericolosa nasce da un tiro pericoloso da parte di Genchi. Occhio però a Scotto sulla sinistra, pallone centrale per Miano. Occhio a Miano con destro a giro, pallone alto. Lancio per Genchi sulla sinistra, stop difettoso, lo tiene Genchi, molto bene Genchi. Adesso si accentra Genchi con il suo classico movimento alla Suso, Genchi! La palla resta lì, esce Cortellini. Ancora Genchi, alza la testa Genchi, la prova! Cortellini la blocca! Ecco Tebaldi, Miano, di nuovo Tebaldi, si va poi da Scotto. Passaggio filtrante, molto buono per Sorbini, che la prova col mancino, Barbieri, la palla resta lì! Attenzione, Lauria! Deviazione, corner! Barbieri. Sbaglia Barbieri! Miano recupera il pallone, Lauria! Salva tutto! Battiato! La stava combinando grossa qui Barbieri. Non è finita ancora. Morigi, la deviazione! Il gol di Morigi! 1-0 Atletico Madrin! Cortellini. Mauri di qua, pallone recuperato, ancora da Battiato. Battiato poi col destro sul fondo. Cenno di reazione da parte della Longobarda. Cortellini mette in gioco il pallone, però sbaglia, arriva Cordaro. E 1-1 il pareggio della Longobarda. Tebaldi poi, Pecoriello, prova a passare, tutto regolare. Attenzione adesso però a Sorbini. Pallone centrale per Morigi che cerca Dauria! È un grandissimo gol! 2-1! Passa avanti di nuovo l'Atletico Madrin. Toccia fredda in questo primo tempo per la Longobarda che sta tenendo molto bene il campo. Ha subito però il gol del raddoppio. E dunque finisce qui la prima frazione di gara. 2-1 a favore dell'Atletico Madrin. Le reti dei Grace firmate da Morigi e da Lauria. Cordaro invece ha firmato il momentaneo pareggio per la Longobarda. Sta per ricominciare la ripresa di Longobarda Atletico Madrin. Parziale a favore dell'Atletico Madrin per 2-1. Morigi sulle punte di battuta. Si può partire. Capo bianco. Genchi, alza la testa Genchi. Col destro la blocca Cortellini. Cordaro manca allo stop, attenzione a Morigi. Cordaro lo ferma col fisico. Rimedia l'errore. Poi però Mori viene avanti. Pallone lungo per Morigi, attenzione Morigi contro Barbieri. La palla passa, 3-1 Morigi. Attenzione però a Mori che recupera il pallone. Mori sul fondo. Genchi rischia qualcosa, Mori va a recuperare il pallone. Lo tiene in campo, occhio alla ripartenza dell'Atletico. Mori, viene avanti, allarga dove c'è Ranieri. Attenzione, Ranieri, uno contro uno, Ranieri. La prova! 4-1! A segno anche il numero 10 dell'Atletico. Ancora pallone recuperato dall'Atletico Madrin. Miano, Barbieri, Miano a segno, 5-1. È buio per la Longobarda. A cercare Pecoriello attaccato da Scotto, non riesce però a tenere il possesso Pecoriello. Allora ecco ancora Miano. Miano prova sombrero, non ci arriva però poi a recuperare ancora il pallone. Allora ecco Battiato, allarga Genchi, alza la testa Genchi, la prova, la gran risposta da parte di Cortellini. Corner, sarà rientrare Genchi, la grande risposta da parte di Cortellini. Mori perde il possesso, Acella tutto regolare, occhio alla Acella, si propone Genchi sulla destra, è bravissimo Scotto a capire tutto, poi però ancora Genchi, Genchi entra in aria, Genchi, Cortellini ancora una volta! Allarga Mori per Miano, palla per Lauria, 6-1! Ranieri perde però il pallone, occhio a Genchi, Genchi entra in aria, Genchi, 6-2, accorcia le distanze!
In avanti adesso sulla sinistra, ancora Miano. Per dietro Ale. Alza la testa a Sorbini, la prova! Traversa di Sorbini. Capo Bianco, viene avanti ancora, passaggio per Genchi. Viene fermato però molto bene da Mori. Mori prova ad uscire, Mori va via, molto bene Mori. Mori va via, viene messo giù da Battiato, no. Continua ad andare avanti Mori, viene fermato da Cella, no. E va via, benissimo, Mori, cost to cost. Barbieri lo ferma. Che occasione da parte di Mori. Finisce qui il secondo tempo, dunque la partita 6-2 a favore dell'Atletico Madrinque ai danni della Longobarda. Dalle Sant'Ambrogio Palace è tutto, un saluto da Riccardo Lionetto.